Tutti siamo stati nella parte strana di YouTube. Se per te non è così, ti suggerisco di farci un giro. C'è un procedimento molto semplice, di cui elencherò i passaggi. Step 1. Parti da un video qualsiasi. Gatti, musica, qualsiasi cosa. Video provenienti dal Giappone potrebbero funzionare ancora meglio. Step 2. Clicca sui video dei correlati che ti sembrano più strani. Il titolo o l'immagine che attira maggiormente la tua attenzione. Step 3. Continua il secondo passaggio finché tra i commenti principali trovi "Sono di nuovo nella parte strana di YouTube" o cose del genere. Ora, questo di per sé non è niente di spaventoso, per la maggior parte è solo divertente. Puoi ridere davanti a pubblicità fallite o roba assurda da culture sconosciute. A volte diventa inquietante. Una ragazza senza braccia o gambe che balla, un tizio riempito di tatuaggi che inghiotte del vetro, un contadino pazzo che blattera di come il governo ucciderà tutti. Può diventare ancora più strano. Scava abbastanza a fondo e potrai trovare la morte. Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi siamo qui in un nuovissimo video. È anche un video molto particolare. Un esperimento, potremmo definirlo così. Infatti oggi cercheremo di addentrarci nella parte più oscura di YouTube, ovvero la parte strana di YouTube, la così tanto discussa parte strana di YouTube. Discussa molto sulle creepypasta, sui vari wiki di internet, sui vari forum ed altri siti sconosciuti. In poche parole, in questa parte strana di YouTube potremo trovare video che non sono stati visionati dall'assistenza di YouTube, quindi non sono stati talvolta censurati, e quindi potremo trovare video di vario genere, tra i più inquietanti ai più strani. Quindi che dire ragazzi, bando alle ciance e buttiamoci subito in questo mondo della parte strana di YouTube. Ok, eccoci qui su YouTube, siamo nella home principale di YouTube, quindi niente di strano per ora. Lo step 1 parla chiaro, dice di scrivere qualunque cosa, cercare qualunque tipo di video su YouTube per poi cercare tramite anteprime di video, titoli di video che suscitano di più il nostro interesse, andare sempre avanti fino a quando non riusciremo a trovare dei video molto strani. Quindi partiamo proprio così. Dato che la creepypasta originale parla di gatti, cerchiamo appunto video di gatti. Ok, iniziamo cercando l'immagine più interessante che troviamo qui. Allora, vediamo. Ce ne sono parecchie, c'è l'imbarazzo della scelta. Cercherò di non andare sui primi poiché è difficile che riesca a trovare qualcosa di inquietante nei primi risultati. Proviamo tipo ad andare al settimo risultato, vediamo che c'è. Ok, proviamo questo qua. Un ratto gigante affronta quattro gatti. Partiamo da qui. Ovviamente senza che stiamo a guardare il video, perché ovviamente non spiegherà nulla di... non farà vedere nulla di abbastanza interessante. Proseguiamo nella ricerca. Trappola calabroni. Perché non scegliere un furetto? Questo qua mi sembra interessante. Ratto gigante. Che è un semplice documentario a quanto pare. Sì, è un semplice. Porca puttana, quanto è grande. Ok, non ci interessa. Continuiamo ad andare avanti. Riusciremo a trovare qualcosa? Dai gatti siamo arrivati ai ratti. E già è qualcosa. Nel frattempo escono pure i player inside che non c'entrano un cazzo qui in mezzo, però va bene. Ok, andiamo su questo. 5 persone con una pelle unica, un colore di pelle unica. Questi, vabbè, sono tipo i video di curiosità, tipo l'infinito, cubi e quelle cose lì. Quindi andiamo avanti. E anche 231.000 iscritti. Ecco qua, iniziamo ad arrivare nelle parti più, tra virgolette, inquietanti di YouTube. 5 ragazzini che tu non avresti mai creduto esistessero. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco, vediamo, iniziamo anche a vedere diverse malattie umane. 5 disturbanti casi di cannibalismo. Vi ricordo che siamo partiti dai gatti, da dei semplicissimi gatti. 5 disturbanti casi di cannibalismo. Ed è sempre lo stesso canale, ecco perché. Quindi adesso dobbiamo cercare di trovare qualcosa che non sia dello stesso canale. Ok, iniziamo anche a vedere immagini molto... che probabilmente censurerò, non lo so, perché si inizia ad entrare nella parte più strana di YouTube. Piano piano, non ci siamo ancora entrati.
Disturbante. Aspetta finché non lo vedrai. Trovato, abbandonato. Cos'è? Ok, questo non è di Fox 5, quindi non è quel sito, non è quel canale di curiosità. 10 più disturbanti foto che hanno scioccato il mondo. Vediamocelo. Rhoda Derry, number 10. Derry's story is almost too sad and horrific to be true. She was a real person, born to a well-heeled farming family, and in her teen years dated a Una boyfriend donna named deformata o molto magra? Robert. Numero 9 sarebbe Chama's University Massacre. Questa mi sa che la conosco, quella dei ragazzi che andarono. This photo, taken by Neil Ulevich in Ok, no. 1976, shows a member of a Thai political faction striking at the lifeless body of a hanged student outside Thammasat Dio University in Cristo. Bangkok. Diabu Garaib Prison, number 8. Parla di prigionieri abusati dall'esercito americano. Amongst photographs of prisoners of war being tortured in compromising positions, one shows naked Iraqi detainees piled on top of each other, with US security personnel showing thumbs up signs in the background. They even went so far as to take a photo next to a dead prisoner while smiling. One of the most Oh mio sickening snaps Dio! depicts a hooded prisoner Ma che standing cazzo ha in a le box dita? with wires attached to his hands. He was wrongly given to believe that if he fell off the box, he would be electrocuted. No, Related to vabbè, andiamo avanti. Niente, sono tutte compilation varie di questo YouTube, di questa YouTuber, quindi andiamo un attimo indietro e cerchiamo qualcosa che non sia una cazzo di classifica. 5 morti, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Ok, sono tornato un attimo indietro perché mi ero ritrovato a cercare solo video di classifiche che non mi interessavano, perché noi stiamo cercando un video disturbante, non dei video, una persona che parla di questi video. E cercare video disturbanti su YouTube sarebbe troppo, troppo semplice. Voglio provare a fare una cosa, Zeb89, i migliori spaventi. Vabbè, andiamo avanti, tanto non ci interessa. Chi eri nella vita precedente? Che professione facevi? Questo che c'entra con Zeb89? Va bene, facciamolo andare. Nel frattempo continuiamo a cercare se in mezzo a queste cose ci sono cose un po' più inquietanti, insomma. Scioccanti immagini dalla sonda russa intorno a Marte. Attraverso la voce di Robert Dehn, uno tra i più noti ex militari testimone delle coperture di Stato sulla presenza extraterrestre, le immagini ufficiali sconvolgenti della missione spaziale Phobos 1989, rilasciate dall'Agenzia Spaziale Sovietica nei primi anni 90, è analoga alla missione Apollo 13 1970. Queste immagini rappresentano uno dei fatti più eclatanti e significativi nella storia dell'umanità. Prove. Upper left-hand corner there is another self-luminous object. That object is over 2,000 miles Un long. oggetto lungo 2000 chilometri. Artificially constructed object. Ok, non perdiamoci, mi ero un po' troppo interessato a questo video, ma andiamo avanti. Siamo finiti nei video di alieni da Zeb89. 2% al mese. Anche per parlare risulta complicato dal momento che la mobilità della lingua e l'articolazione dei suoni non è del tutto immediata e naturale. Inoltre la Cristoforetti nelle 3 settimane di riabilitazione dovrà avere Il mondo almeno attuale 3 sta macchine. terminando. Salve amici, benvenuti nello Ok, spazio andiamo Cristoforetti. avanti, andiamo avanti. Oggi parleremo spaventosi uragani e frastorni Non climatici vorrete credere a questo caratterizzati video YouTube, ma da. cane morto in una casa abbandonata. Ok, iniziamo già a cercare a trovare qualcos'altro. Ma che schifo, non ti permettere nemmeno a pensare di tutto. Ma che Ok, andiamo avanti senza guardare sto video. schifo, che schifo. Ok, Ciao Human ragazzi. Safari. Ah, ma perché Human Safari questo? No. Ok, non ci interessa. Ora c'è di tutto. Tra Human Safari, FaVJ, c'è di tutto. Ma a noi non ci interessa questo. Noi vogliamo vedere il video. Ok, questo sembra il più interessante. Esplorazione asilo infestato.
Sono 8 minuti di video. Un video amatoriale fatto da ragazzini. Hanno 372 iscritti, sicuramente più di me. Però è strano che lasciano le porte di un asilo aperto. Mamma mia, vero? Noi ovviamente non post adventures, ma dobbiamo semplicemente scoprire il perché di una tomba che stava questa. Una tomba? Ci siamo venuti un bordello di tempo fa. E praticamente all'angolo, non appena girato, c'è una tomba. Non sto scherzando. Insomma, mi sto cacando un po' addosso, però. Che cazzo sta là? Vabbè, fammi vedere sta tomba allora. Hai caricato? Hai caricato? Andiamo, andiamo. Maledette le torce Dynamo. Sono troppo belle ste cose. Allora, attenzione là. Corpo di un gatto morto. Tanto per cambiare. Caricala, caricala, caricala. Corri, illumina, illumina quello, illumina il gatto. No, me ne frega un cazzo del gatto, fammi vedere la tomba. Da notare che qui non si vede un. L'ho notato, vai avanti. Che cazzo mi fa? L'ultima volta che siamo venuti noi, cioè 5 anni fa. Questo non è un gatto morto. No, non è un gatto morto. La bara era coperta, adesso si è scoperchiata. Come dite, qualcuno è entrato. La vedete, lì c'è il coperchio, illumina il coperchio. Il problema è perché una bara in un asilo. Questa è la bara. Found footage Super 8 Reel 45800. Che cazzo è sta roba, mo? Stavo guardando case abbandonate. Aspetta, non mi dire che. Beh. Che cazzo, Dio, questo video già lo vidi? Questo video già lo vidi, me lo passò un mio amico. Questo canale ha tanti video strani. Ne ha un bordello di video strani. Ok, stiamo iniziando a finire la parte strana di YouTube. Da un video a caso, siamo partiti da Zeb80 dai gattini, poi a Zeb89 e poi abbiamo I Feel Fantastic. E nella barra di ricerca ho scritto gatti, Dio Cristo, è un androide praticamente. Io ho sempre avuto un certo incubo nei confronti dei manichini perché immagino sempre questi manichini che mi rincorrono in mezzo a un corridoio. Oddio! Proseguiamo. Let me hear your cry. Questo vi giuro che non l'ho visto. Ma questo non è preso da un film? È modificato con queste facce? La pelle duca perché il suono è fortissimo nelle cuffie, mi voglio fare del male. Ok. Va bene. Henry eats. Henry mangia. Che
cazzo è? Salve. Cos'è un dente misto a un tubo misto a che... Si sta bevendo? Finito. Lui rimane impassibile. Sono le 12, anche qua sono le 12. Anche qua sono le 12. Rimane fermo, a fare nulla. Rimane sempre lì davanti alla finestra, quest'esse, senza fare nulla. Sono le 6. Sono le 12, scusate. Ah! Che cosa vuol dire questa cosa? Certe volte questi tipi di registi, queste persone che creano queste cose, perché non so come definirle, non riesco mai a capire che cosa vogliono dimostrare in questi video. Ne vediamo un altro e poi direi di fermarci qui per ora. Vediamoci queste. Child's Family's Drawing. Un disegno di famiglia del bambino. Per il momento è tutto allegro, niente di particolare, dei semplici disegni fatti da un bambino. If you're happy, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Che cazzo è successo alle teste? Che Cristo! Che c'entra Gesù Cristo in questo? Sleepy, sleepy, take a nap. If you're
Che cosa assurda. Vabbè, queste parti finali sono un classico in tutti questi video strani, a quanto pare. Ok ragazzi, direi di fermarci qui, questo video lo conosco nel frattempo. Che dire ragazzi, siamo solo entrati nella parte strana di YouTube, non l'abbiamo vista nella sua integrità perché davvero c'è tanta roba sotto che voi manco immaginate. Però se il video vi è piaciuto, perché non portarne un altro in cui continuiamo ad andare sempre nella parte più profonda di YouTube? Si potrebbe anche fare volendo. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo video e niente. Tutto qui, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un non mi piace se il video vi ha fatto cagare e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao belli!